Chiesa Cattolica Brasiliana tutti gli anni durante il tempo di Quaresima lancia una campagna della fraternità con un tema sociale, la quale tutte le comunità di tutto il Brasile sono invitate a collaborare, partecipare, e la Conferenza Episcopale dei Vescovi del Brasile, la CNBB, ogni anno prepara del materiale, un testo base con i contenuti e tanti fascicoli che possono accompagnare gli incontri settimanali nelle famiglie o anche nelle scuole. C'è anche l'inno ogni anno sul tema sociale. Il tema di quest'anno è fraternità e amicizia sociale. Voi siete tutti fratelli e sorelle. Un tema molto interessante che viene sviluppato nella modalità del metodo vedere, giudicare, agire che la Chiesa brasiliana, latinoamericana in generale, ha adottato già dagli anni 50. Allora, vedere, che squarcio apre la Chiesa brasiliana sulla realtà che vede sul tema amicizia sociale? Ma è in realtà molto conflittuale, non solamente le guerre, grandi guerre che conosciamo, in Israele, in Ucraina, e in Sud e in altre parti, ma anche le tensioni che ci sono dentro la società, ma anche nelle stesse comunità, nelle famiglie, un atteggiamento aggressivo di invidie, gelosie. E il documento della CNBB indica l'individualismo come la causa di questo malessere che c'è nella società. Interessante, un tema sociale, e cerca sempre anche di offrire delle chiavi di lettura. La causa è appunto l'individualismo, che si sviluppa in due cammini: quello che viene chiamato la sindrome di Caino, che si manifesta nel disinteresse totale nei confronti del proprio fratello e della propria sorella, sono disinteressato, e l'altro cammino legato a questo è l'alterofobia, cioè l'altro non solo sono indifferenti, ma può diventare un nemico, un ostacolo da combattere. Dinanzi a questa situazione frammentata, questo tema sociale, la Chiesa sempre offre anche delle chiavi di lettura bibliche, quindi il giudicare. E il testo offre ad esempio la possibilità di leggere come chiave di lettura che illumina questa realtà conflittuale la storia di Giuseppe che cerca i suoi fratelli, ma anche la storia di Noemi e Ruth, una storia di amicizia che fa anche tenerezza, la parabola del figlio al prodigo e altri testi importanti. Ecco, dentro e questi testi possiamo anche collocare il Vangelo di domenica prossima, della quarta domenica del tempo di Quaresima, che prende un brano del dialogo tra Nicodemo, questo maestro di Israele che è in crisi, ascoltando le parole di Gesù, vedendo i suoi gesti, entra in una profonda crisi e cerca Gesù di notte. Chiaramente notte è un significato simbolico di una situazione di confusione. E nasce questo dialogo e ci sono delle parole di Gesù che hanno un significato, possono illuminare questa situazione sociale della frammentarietà, dei conflitti, delle lotte, quando Gesù dice: Dio non ha mandato suo figlio per condannare il mondo, ma perché sia salvo per mezzo di lui. Una frase bellissima, perché indica un cammino. L'inizio della Quaresima parte con questo Vangelo che invita alla conversione, al cambiamento. Allora, l'invito del cambiamento è cambiare atteggiamento nei confronti dei fratelli e delle sorelle, smetterla di giudicare, smettere di condannare, ma abbracciare, mettersi a sedere come faceva Gesù, ascoltare, non espellere nessuno come faceva la società giudaica nei confronti dei lebbrosi, ma seguire l'esempio di Gesù che tocca il lebbroso, lo accoglie. E l'azione che viene proposta nel testo del documento della campagna di fraternità di questi anni è la tenda, è allargare la tenda, un'immagine molto forte, bellissima, che diventa un'indicazione per ogni famiglia, per ogni comunità. Chi desidera vivere il Vangelo della misericordia, che ci invita a non giudicare, a non condannare, è chiamato ad aprire la tenda affinché la comunità diventi uno spazio aperto a tutti e a tutte.